No, Norman, ancora no. Ma quanto manca ancora? Non molto, Norman. Non molto quanto? Poco, Norman. E adesso siamo quasi arrivati! Norman! Ah, un agnellino! Sul ciglio di una scogliera! Restate tutti fermi! Adesso chiamo subito Sammy il pompiere! Se l'allarme inizia a suonare, Sam sa sempre cosa fare. Se nei guai ti caccerai, sempre Sam tu proverai. Su forza chiama Sam, il pompiere, adesso arriva Sam, il pompiere è uno di noi. Sam è con te quando vuoi, e dovunque un guaio sia, lui con la sua compagnia, con eroica abilità, tutti presto salverà. Su forza chiama Sam, il pompiere, adesso arriva Sam, il pompiere è uno di noi, Sam è con te quando vuoi. Ben fatto, Elvis. Santo cielo, ho quasi finito tutte le pentole e ormai non ho più nulla in cui cuocere gli spaghetti. Non preoccuparti, Elvis, non rimarremo qui a lungo. Ci vorrà ancora un po' prima che la nuova caserma sia pronta. Speriamo di avere abbastanza pentole fino ad allora. Non va affatto bene, Capitano Steel. Ho trafficato con i giunti a flange tutta la mattina. E temo proprio che i vostri tubi siano troppo vecchi. Il tetto deve essere riparato e i pavimenti sono deformati. Santo cielo, beh, suppongo che si possa resistere ancora per qualche settimana. No, mi dispiace, Norris, ma non credo che si possa resistere neanche per qualche ora. Per motivi di sicurezza mi vedo costretto a chiudere la caserma dei pompieri stasera. Stasera? State calmi, vigili del fuoco. Abbiamo una unità di comando mobile che potete usare in attesa che la costruzione della vostra nuova caserma sia ultimata. Mi dispiace dover lasciare la vecchia caserma. Mi chiedo proprio se ci saranno emergenze durante la nostra ultima sera qui. Sembra proprio di sì. Il pullman di Trevor Evans è in bilico sul ciglio della scogliera di Pontypandy ed è pieno di passeggeri? Il pullman di Trevor Evans è in bilico sul ciglio della scogliera di Pontypandy ed è pieno di passeggeri! Penny, Elvis, prendete Venus. Io vado avanti con Mercury. A guardare, ho la fifa più blu di sempre. Non ti preoccupare, Sammy il pompiere sta arrivando. Beh, spero proprio che arrivi presto. Elvis, seguimi. Penny, voglio che tu rimanga al volante. Ricevuto, Sam. Riportalo indietro, Penny! È troppo pesante per Venus! Elvis, tieniti pronto ad allontanare i passeggeri! Voglio che veniate tutti verso di me. Fatelo molto lentamente.
Ecco così! Continuate a camminare! State tutti indietro! Non vi preoccupate! Andrà tutto bene! Billy sta ancora dentro! È troppo impaurita per muoversi! Avanti, mamma! Non riesco a guardare! Sono terrorizzata! Tienilo fermo, Penny! Io vado dentro! Ci sto provando, Sam! Stai calma. Ti ho quasi presa, Dilys. Sbrigati, Sam! Oh, no, no! Vieni, Dilys, svelta! Non riesco proprio a fermarlo! Elvis, prendi la pinza tagliafili! State tutti indietro, per favore! Oh. Il mio pullman. Ah, un giorno come un altro a Ponti Pandi. Già. Gli operai non hanno ancora finito e io ho molto lavoro di verniciatura da fare, ma non ti preoccupare, sarà pronta in tempo per la grande apertura. Ottime notizie, Mike, ma spero che starai attento. Il cantiere può essere un posto davvero pericoloso, specialmente con tutte queste bombole di gas in giro. Non ti preoccupare, Sam, sicurezza è il mio secondo nome. Beh, meglio che torni al lavoro. Oh no! Scusa, Sam. Da adesso in poi, sicurezza sarà senza dubbio il mio secondo nome. In cantiere indossa sempre il casco, Mike. Grazie, Sam. Allora, è qui che metteremo la mostra degli animali selvaggi, degli uomini selvaggi di Ponti Pandi. Sarà meravigliosa. Avremo bisogno di un sacco di foto se vogliamo riempire questo spazio, amico mio. Vabbè, tu hai la macchina fotografica. Lo so, ma come facciamo a immortalare tutti gli animali selvaggi di Ponti Pandi? Ci vorranno mesi. Non ora che abbiamo la lince rossa. La lince rossa? Fantastica, amico mio! E sai che può andare sulla terra e anche in acqua? Salta a bordo! Insomma, con i tuoi scatti e la mia guida, la nostra mostra sarà pronta in men che non si dica. Moose, solo una cosa. Perché si chiama lince rossa? Le linci rosse non possono vivere in acqua. Hai ragione, Tom. Che ne dici di chiamarla il pesce gatto? Perché i gatti vivono sulla terra. Mentre i pesci vivono dentro l'acqua. E pesce gatto sia! Il capitano Steel cerca ancora di far funzionare la riccia trasmittente? Sì, Sam, ma senza fortuna per ora. Prova a spostarla ancora un po' verso sinistra, pompiere Morris. Farò funzionare la radio per l'emergenza in men che non si dica. Mi faresti passare, per favore? Stai scrivendo una canzone, Elvis? Sì, Sam, la suonerò alla grande inaugurazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Si chiama Ponti Pandi Rock. Sono proprio sicuro che sarà bellissima. Ah-ha! Ecco, ci siamo! Dopo la prossima canzone ascolteremo il notiziario e il meteo. Oh! La riccia trasmittente non funziona ancora bene, signore. No, Sam! Il tempo atmosferico... D'accordo, appendiamo questa mappa di Ponti Pandi sul muro. Pronto? Parlo con il ristorante d'asporto di Ponti Pandi. No, Dilys, sono il capitano Steel. Oh, vorrei ordinare una pizza, per favore. Qui non si vendono pizze. Beh, non va bene. Il mio Norman vuole una pizza con salami piccante. È lui che è una vera pizza. Che confusione. No, così non va bene. Oh! Scusami tanto, Sam. Non è colpa tua, Elvis. Avremo bisogno di una mappa più piccola finché non avremo una parete più grande. No, Dilys, non puoi ordinare degli involtini primavera.
Ecco quello che chiamo un pesce grosso. Una carpa di Pontypandy. Resta immobile, Moose. Ci sto provando, ma il fiume continua a trascinarci via. È scappata da quella parte. Solo un pochino più a sinistra. Sì, così. Ora un bel sorriso, bellezza. Ehi, quanto è fredda! Non ti preoccupare, Tom. Ti vengo a salvare. Ti tengo io. Sei riuscito a tenere me? Ma chi tiene il pesce gatto? Per tutti i grizzly. Non riesco a vedere niente. Stiamo andando verso l'oceano. Vai verso la spiaggia, coraggio. Ci sto provando, Tom, ma la corrente è troppo forte. Credo che stiamo affondando. Pensavo che quest'affare potesse galleggiare. Ed è così, ma queste onde sono troppo alte e non resisterà a lungo. Allora non penso proprio che pesce gatto sia il nome giusto. Hai ragione, Tom. Che cosa facciamo adesso? Lo chiamiamo in un altro modo? No, è meglio chiamare Sammy il pompiere o... Moose e Tom sono stati trascinati in mare in un veicolo galleggiante. Ciao, Ben. Ciao, Sam. Avremo bisogno di tutte e tre le imbarcazioni del centro di soccorso e salvataggio in mare. Con Tom disperso al largo, non possiamo usare l'elicottero per cercarli. Ricevuto, Sam. Ricevuto, Sam! Stiamo ancora affondando! Speriamo che Sammy il pompiere ci trovi presto. Oramai abbiamo perso di vista la costa. Continua così! Oh, guarda là! Credo sia Sammy il pompiere! Ehi, Sam! Sam! Da questa parte! Li ho trovati! Verso nord! Verso nord! Lancerò un razzo di segnalazione! Ricevuto, Sam! Ottimo lavoro, amico mio! Resistete, ragazzi! Vi riporteremo sulla terraferma in men che non si dica! Mi dispiace, Sam. Credo proprio che dovrò migliorare un po' nella guida del pesce gatto prima di provare a fare altre foto per la nostra mostra. Questa sì che è una buona idea. Un po' di pratica in un posto sicuro non ti farà male, Moose. Lo farò, Sam. Ho appena avuto una grande idea. Sai come potremmo chiamare il nostro veicolo? Come? L'ornitorinco. Che te ne pare? L'ornitorinco cosa? Come? Va bene, adesso torniamo sulla costa. Mi stavo chiedendo, secondo te quante altre emergenze ci saranno prima che ci trasferiamo nella nostra nuova caserma, Sam? Chi lo sa, Elvis? Chi lo sa?
Questo è fatto, fatto e fatto. Perfetto, siamo pronti per la grande inaugurazione. Caro Capitano Steel, non riesco a credere che Pontypandy abbia una nuova caserma dei pompieri. Scommetto che è molto emozionato. Oh sì, lo sono, Dillis. Davvero molto emozionato. Cominciamo! C'è Basil pieno di grande simpatia e la gente che ci sta. Ama stare sempre in compagnia e pensa tutto il giorno farà. Questo è il rock, a Pontypandy. La grande apertura! Sì! È davvero un grande onore e un privilegio per me, lo stimato capitano dei Vigili del Fuoco Boyce, dichiarare la nuova caserma dei pompieri di Pontypandy aperta! Grazie a tutti! Ora servitevi pure al raffinato buffet mentre io mostro ai pompieri la loro nuova casa! Come potete vedere, ora potete parcheggiare tutti i veicoli di soccorso nella caserma. Oh, guardate! Mercury è dentro ora! C'è posto addirittura per altri due! Beh, non si sa mai, in futuro potreste anche espandervi! Oh, guarda! Questa caserma non ha una sola pertica, ne ha due! Ora possiamo scivolare giù contemporaneamente, Penny. Due pertiche mi sembrano un po' troppe per noi quattro. In effetti ho una sorpresa davvero molto speciale per voi. Ecco a voi il pompiere Arnold McKinley. E il pompiere Ellie Phillips. I nuovi membri del corpo dei Vigili del Fuoco di Pontypandy. Hanno appena finito l'addestramento all'Accademia di Newtown e sono arrivati primi nel loro corso. Eccellente! Wow! Quattro ruote motrici, motore longitudinale 6 cilindri ad alta pressione, turbo diesel. Non vedo l'ora di mettermi al volante di questo veicolo. Non ho capito assolutamente una parola di quello che ha detto. Ma come? Sta parlando di Jupiter, Elvis. E poi non vedo l'ora di imparare dal migliore, Sammy il pompiere. Beh, grazie Arnold. Cocco del professore. E ora vediamo il resto della caserma. Oh, con questi idranti aggiuntivi potrete rifornire di acqua Jupiter e Venus più in fretta di prima. E li potete usare per le esercitazioni alla torre di addestramento. Ce n'è addirittura uno per la schiuma antincendio. Oh, adoro la schiuma antincendio. Aiuto! Non ti preoccupare, Elvis. Ci vorrà un po' per abituarsi a queste novità. Andiamo nella sala controllo. Crillington, la smetteresti di giocare con l'acqua? Mi dispiace, signore, non posso farci niente, ho i pantaloni bagnati. Questo è il vostro nuovo sistema di controllo completamente computerizzato. Guardate qua. Pontypandy panoramica. Chi ha parlato? È stato lo schermo, Crillington. E potete fare uno zoom per vedere più dettagli. Il molo di Pontypandy, la trattoria del pesce intero. È davvero molto brava. È solo un assistente intelligente integrato con un processore ad elevata velocità che pronuncia comandi vocali.
Sembra un po' più complicato del vecchio fax, non credi? Bene, io devo tornare a Newtown. Vi lascio a fare conoscenza tra di voi e a prendere confidenza con la nuova caserma. Così bello avere un'altra ragazza in squadra, Ellie. Oh, grazie, Penny. Non vedo proprio l'ora di iniziare. A che ti serve quell'elmetto? Domani porterò i bambini a fare speleologia in alcune grotte e miniere sulle montagne. Oh, non ho mai fatto speleologia. La prossima volta che avremo il giorno libero ci andremo insieme. Puoi contarci. La nuova caserma non sarebbe completa senza la vecchia campana. O la vecchia foto. Bene. E ora che cosa dovrei farci con questo marchingegno? Il supermercato. Oh, certo che è davvero ingegnoso. Iniziare procedura di emergenza per il supermercato. Cosa? Oh no! No! Emergenza ferma. Reindirizzata alla trattoria del pesce. Cosa? Intero. Ma io non ho mai detto la trattoria del pesce intero. Polizia finestre iniziata. Ma io non ho. Cosa? Non voglio che vengano pulite le finestre. Adesso smettila subito. Non conosco questo comando. Ferma, te lo ordino. Santo cielo. Oh, grazie, Sam. Quest'aggeggio non la smetteva di parlare. Ma che cosa hai fatto? Ho disattivato la funzione vocale, signore. Forse dovrebbe leggere questo. E che cos'è? Il manuale di istruzioni, signore. Cosa? Oh, ma è molto, ecco, molto pesante. Grazie per aver acquistato il nuovo MapScreen 700. Se seguirete attentamente le istruzioni, potrete... Oh, le rondini stanno volando molto vicino al terreno. Ci deve essere una tempesta in arrivo. Sai, io non ci farei troppo caso, Charlie. Il radar del centro di soccorso segnalava una tempesta, ma si trovava in mare aperto. Probabilmente ci sorpasserà. Non secondo il volo delle rondini. Bene, sarebbe meglio tornare sulla terraferma prima che tramonti il sole. Domattina penseremo a mettere gli avvisi di sicurezza, se sei d'accordo. Ok, Charlie. Preoccupare, sarà molto divertente. Esploreremo alcune autentiche vecchie miniere d'oro. E io scommetto che riuscirò a trovare dell'autentico oro. Continua a sognare, Norman Price. Io riuscirò a trovare dell'oro. Ciao, nonno. Ciao, tenaglia. Buongiorno a tutti. È un po' ventoso oggi, Penny. Il vento non ci disturberà. Andremo nelle grotte a cercare l'oro. Oh, allora è meglio che ci mettiamo in marcia. Bene, abbiamo tre tipi di incendio da estinguere. Elvis, potresti farci vedere quali estintori dovremmo usare? Certamente, Sam. Incendio 1, liquido infiammabile. Oh no, tornate indietro! Tornate indietro! Oh, smettetela di rotolare! Oh, non vorrei mai trovarmi in una situazione di emergenza con lui. Fermati un momento, Charlie. Ma io non ho ancora finito, Ben. No. C'è stato molto vento per tutto il giorno, ma... ma adesso si è calmato di colpo. In effetti è molto strano. Guarda, Charlie! Il cielo in lontananza! Le rondini che avevi visto ieri forse avevano ragione. A quanto pare c'è una tempesta in arrivo. Per favore, prova a restare fermo. Oh,
Bene, finalmente ho la foto perfetta. Davvero? Sì, se vogliamo la foto di un ramo vuoto. Scusa, Tom, non mi sono ancora abituato ai comandi. Fammi vedere le foto che abbiamo. Ce ne deve pur essere qualcuna buona. Non si può certo dire che sarà la migliore mostra sulla fauna selvaggia che Ponti Pandi abbia mai visto. No. Il mare si sta ingrossando sempre di più. Devo scoprire che sta succedendo. Qui è la guardia costiera di Ponti Pandi, centro meteorologico nazionale. Mi ricevete? Passo. Finalmente. Abbiamo cercato di contattarvi a lungo, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo rilevato una tempesta nella vostra area e la stiamo monitorando. Dovrete seguire le procedure di emergenza. Preparatevi a un uragano. Un uragano? Dobbiamo avvisare subito Sam il pompiere! Era Ben. C'è un uragano che si dirige su Ponti Pandi ed è molto potente. Avremo bisogno di tutti i vigili del fuoco a disposizione. Dov'è il pompiere Morris? Ha portato i bambini a fare un'escursione nelle miniere vicino al centro alpino. Provo a raggiungerla prima che entri. Sì, sotto a quelle miniere scorre un fiume. Si allagano molto facilmente. Penny, rispondi! Penny, rispondi! Penny, rispondi! Mi ricevi? Deve essere già entrata nelle miniere. Proverò con Moose. E io contatterò gli altri vigili del fuoco. Rispondi, Moose! Ci sei, Moose! Passo! Non riesco a tenere la macchina fotografica ferma con questo vento. Non riusciresti a restare immobile, Moss? Non potrei essere più immobile. Oh! Scusa, Tom. Io mi dirigerò verso le montagne per assicurarmi che i bambini siano al sicuro e riportare Penny qui. Nel frattempo, Elvis, sei al comando di Arnold ed Ellie. Devi preparare la popolazione di Ponti Pandi all'uragano. Ricevuto, Sam. Ascolta, Sam. Se questo uragano è brutto quanto sembra, avremo bisogno di te e Penny qui il più presto possibile. Lo so, signore. Farò più in fretta che posso. Agitato, non riesco a virare! Allora credo che dovremo ormeggiare al molo! Dici cosa vuoi che facciamo, Elvis? Oh, sono io al comando, è vero? Bene, allora, Ellie, tu devi sigillare le finestre. Arnold, tu devi cominciare a impilare i pacchi di sabbia contro le porte. Forse volevi dire i sacchi di sabbia, Elvis. Scusa, hai assolutamente ragione, sì, sacchi di sabbia. E si può sapere dove sono? Ah, sì, scusa. Sono negli armadietti di Jupiter. Elvis! Ho sentito che c'è un uragano diretto da questa parte. Cosa posso fare per aiutarvi? Infermiera, deve andare di porta in porta a dire alla popolazione dell'arrivo dell'uragano. Dica anche a tutti quanti di fare una grande scorta di acqua in caso di danni alla rete idrica. Senz'altro, Elvis. Allora, questa era la vecchia miniera d'oro e i minatori vi accedevano da quel tunnel. Non c'è nessuna traccia di oro. Se ci fosse ancora dell'oro qui sotto, Norman non l'avrebbero chiusa di certo. Ah, deve esserci rimasto un po' di oro da qualche parte. Ah. Credo che dovremmo scordarci le foto e tornare al centro, amico mio, prima che gli alberi comincino a venire giù. Non ti preoccupare, Tom. Il nostro rospo calamita ci porterà a casa in un batter d'occhio. Che cos'è il rospo calamita? Sta solo cercando nuovi nomi per il veicolo anfibio. La tartaruga? Guida e basta. A me piace parecchio rospo calamita. Thank you.
Dunque, quelle sono stalagmiti e quelle invece sono stalattiti. Sembrano molto appuntite. Perché c'è tutta quest'acqua che gocciola dalle pareti? In molte vecchie miniere scorrono dei fiumi sotterranei, Mamma Sara. Oh. Sembrava proprio Sammy il pompiere. Infatti. Pompiere Sam! Sam, che ci fai qui? C'è un uragano diretto a Ponti Pandi e devo portarvi tutti al sicuro prima che le miniere si allaghino. Ora niente panico, ragazzi. Staremo tutti bene, ma dobbiamo uscire di qui in fretta. Ok, ascoltatemi. Dobbiamo seguire Sam e il pompiere. Andiamo. Guardate, siamo quasi arrivati. Ascoltate, una volta usciti di qui la tempesta sarà molto brutta, ma al centro alpino per le attività di montagna saremo tutti al sicuro, tranquilli. Oh, state indietro! Che è successo? C'è stata una frana. Non possiamo uscire! E ora come facciamo? Esiste un'altra uscita che tu sappia. Sì, possiamo prendere il vecchio tunnel dei minatori, ma dobbiamo scendere prima di risalire. Bene, allora andiamo. Facci strada, Penny. Oh, il vecchio tunnel dei minatori. Scommetto che c'è ancora un sacco di oro lì sotto. Presto saremo al centro alpino per le attività di montagna. Ah, spero che a Ponti Pandi siano tutti al sicuro. Se i fiumi si innalzano troppo, l'acqua invaderà tutto quanto. Salve, signora Price. Sono il vigile del fuoco Phillips. Va tutto bene? No! I miei dolcetti stanno galleggiando ovunque. È tutto allagato qui. Lasci che la porti alla nuova caserma dei pompieri. Lì starà al caldo e all'asciutto. Oh, grazie di cuore, mia cara. Cridlington! Ci sei? Rispondi, Cridlington! Sì, signore, sono qui. Oh, perfetto. Ho ben tre chiamate di emergenza. Una da Mike Flood, una da Lizzy Sparks e una da Trevor Evans. Me ne occuperò il prima possibile, signore, ma le strade sono tutte allagate. Se solo Sam il pompiere e Penny fossero qui. Allora, dobbiamo continuare a seguire il tunnel verso il basso e... Oh, no! Non c'è nessun tunnel! È allagato. Tornare indietro, da quella parte è bloccato. E non possiamo neanche andare avanti. Non sembra manchi molto all'altra parte. Il tunnel scende di qualche metro e torna subito su. Restate tutti qui. Vado a controllare se dall'altra parte è libero. Sta attento, Sam. D'accordo. Ora, ascoltate tutti. Se passiamo a nuoto lì sotto, riusciremo a tornare nel tunnel. Non è molto lontano. Sei sicuro? Sì, certo. Allora, siete tutti bravi nuotatori. Dovete solo fare un bel respiro profondo e seguire Penny. Adesso fate tutti un bel respiro. Avanti, James. Dobbiamo andare. Io ho troppa paura. Oh, non devi preoccuparti. Tutto quello che devi fare è aggrapparti a me. Possiamo andare insieme. D'accordo, zio Sam. Ah, ora fai un bel respiro e saremo fuori in un baleno. Sono sicura che non ci metterà molto, Sara. James! L'acqua sta salendo in fretta! Va bene, so che siamo tutti bagnati, ma dobbiamo andare avanti.
arrivando! No! Dobbiamo prima aspettare che Ellie torni con Venus. Abbiamo bisogno di una fune. Non possiamo aspettare così a lungo. Invece dobbiamo. No! Torna indietro! Tieniti forte, Lily! Dobbiamo assolutamente aspettare Venus. Prima dobbiamo assicurare l'auto e poi dobbiamo accertarci che il soccorritore sia attaccato a una fune. Sono qui per salvare delle persone, Elvis, non per aspettare tutto il giorno. Ti ho preso, ma non so per quanto tempo posso resistere. Aiuto! No, no! Il vecchio tunnel dei minatori va da questa parte. Oh, santo cielo! Wow! Un ponte! Norman! Non fare niente finché non abbiamo controllato che sia sicuro. Scusi, pompiere Sam. Credevo di aver visto dell'oro. Controllo io, Sam. Sono più leggera di te. Bene, uno per uno, tenetevi alla corda e camminate con cautela sul ponte. E non guardate in basso. Non ti fermare, Sara! Brava! Vieni avanti, James! Sei stato coraggioso prima! Basta che non guardi giù! Ho paura! Ce la puoi fare, James! È il tuo turno, Mandy. D'accordo, Sam! Brava! Continua a camminare! Cammina e continua a guardare avanti, Mandy! Va bene, pompiere Sam! Ben fatto! Ottimo lavoro, Mandy! Adesso tocca a lei, pompiere Sam! Tengo io la corda, Sam! È troppo pesante! Sto bene, tranquilli! Ti tengo io, Sam! Ho bisogno di voi! Facciamo finta di essere una squadra di tiro alla fune! Tirate! Tirate! Avanti, Sam! Ce la può fare, pompiere Sam! Eccolo lì! Continuate a tirare! Sei più forte di quello che sembri. Beh, ho avuto un po' di aiuto. Non credevo che un giorno avrei dovuto ringraziare voi per avermi salvato la vita. Ora è meglio andare. Forza, dobbiamo uscire di qui. Ponti Pandi ha bisogno di noi. Non riuscirò a resistere ancora a lungo. Ellie, tirami indietro con l'argano quando li ho presi. Venga con me, signora Chen! Sono pronto, Ellie! Mammina! Mamma! Oh, Lily! Il capitano Steele vuole che portiamo tutti quanti alla nuova caserma dei pompieri. È il posto più sicuro di Ponti Pandi. Ricevuto, Ellie. Grazie, Elvis. Scusami tanto se mi sono messo nei pasticci. Mi ero sbagliato. Tu sai davvero quello che fai. Beh, ho imparato dal migliore, Sammy il pompiere. Aspetta.
Spero che Sara e James stiano bene. Non ti devi preoccupare, sono al sicuro, amore. Sono con Penny. Oh, dovremmo proprio andare adesso. Non possiamo, la situazione qui fuori adesso è troppo pericolosa. Che cos'è? Elvis! Sono venuto a portarvi tutti alla nuova caserma. E Sara e James sapranno dove siamo. Non ti preoccupare, lo diremo a Penny. Sam, il pompiere, è andato a prenderli tutti. Oh, grazie al cielo, è qui. Andiamo, ti porta alla nuova caserma dei pompieri. Ma ho bisogno della mia sedia. Non ti preoccupare, c'è molto spazio dietro. Ottimo lavoro di squadra. Dobbiamo riuscire a portare tutti quanti alla nuova caserma il più in fretta possibile. Oh, vorrei sapere cosa sta trattenendo Sam e Penny. Presto, saremo fuori da qui. Lo spero proprio. L'acqua mi è quasi arrivata all'orlo dei pantaloni. Saremo fuori in un baleno. Non ti preoccupare. Dietro quest'angolo ci dovrebbe essere un'uscita. Ecco la via d'uscita. Ma come ci arriviamo lassù? Ci dovrebbe essere una passerella di legno. Ma dov'è? Sembra proprio che il legno sia marcio. Si sta riempiendo completamente di acqua qui. Va tutto bene, state calmi. Dobbiamo soltanto costruirci una scala. Con cosa? Hai ragione. Ben fatto, James. Ecco la nostra scala. Abbiamo bisogno di qualcosa per allentare i bulloni. C'è una cassetta degli attrezzi proprio lì. È vero, Norman. Deve essere una cassetta da minatore. Oro! Ho molta paura, Sara. Anch'io. Non ti preoccupare, James. Saremo a casa presto. Dobbiamo muoverci. Tu prendi l'altra estremità. Andiamo, più veloci che potete. Dov'è Norman? Era dietro di me un attimo fa. Diventerò super ricchissimo. Oh, oro. Cosa? Adesso vieni con me, Norman Price. Cosa? Oh, oh no! Oh! Sbrigati, Sam! Santo cielo! È una cosa seria, Sam! Lo so, Penny! Ascoltatemi tutti! Non dovete togliere ancora gli elmetti! Le condizioni meteo sono molto brutte! Dobbiamo tornare al centro alpino per le attività di montagna! Mi chiedo come se la stiano cavando a Fontipandi! Sono certo che Elvis e la squadra hanno tutto sotto controllo, ma dobbiamo assolutamente tornare indietro il prima possibile! È un bel temporale, Tenaglia. Ma non ti preoccupare. Andrà tutto bene. Oh, ci è mancato poco. Non riesco a chiudere la... saracinesca. Oh. Ah. Santo cielo, santo cielo, santo cielo. Oh no, ci sono fusti di carburante lì dentro. Meglio chiamare Sam il pompiere. Oh, non c'è segnale. Da questa parte, seguitemi. Prendete tutti una coperta, dobbiamo restare al caldo e all'asciutto.
Bene, spero che tutti abbiate della cioccolata o del tè. Trevor! Oh, sono contenta che tu stia bene. Calma, Dilys. Sembra che ci sia tutta Pontypandy qui dentro. Ah, Cridlington! Eccoti qui. Ho saputo dalla signora Chen che ti sei comportato davvero eroe lì fuori oggi. Oh, grazie, signore. Il pompiere Cridlington è stato grandioso, signore. Siete stati tutti grandiosi. Onore ai vigili del fuoco. Capitano Steele, non sappiamo dove sia Joe. Vado subito nella sala controllo e vedo che cosa riesco a scoprire. Santo cielo! Oh, cosa faccio adesso? C'è un incendio al garage di Joe Sparks? Dobbiamo spegnere il fuoco e portare Joe al sicuro! Con tutto quel carburante e olio, questo è un lavoro per la schiumante incendio. Ricevuto, Elvis. Arnold, accertati che Joe si trovi a distanza di sicurezza. Certo, Elvis. Andiamo, vieni con me, Joe. Sì, credo proprio che questo fosse un coniglio. Ve lo giuro! Avevo trovato una pepita d'oro, ve lo giuro! L'ho tenuta tra le mie mani! Ti stai di nuovo inventando le cose, Norman. Per tutti i grizzly. Tom, Moose, sono contento di vedervi. Caspita, ragazzi, siete fradici. Volete della cioccolata calda? Sì, per favore! Non è mica oro! Io e Penny dobbiamo tornare a Pontypandy. Ascoltate, ragazzi. Rimarrete qui con Moose e Tom finché la tempesta non sarà finita. E le nostre mamme e i nostri papà? Stanno bene, ma gli dobbiamo far sapere che adesso siete al sicuro. È troppo pericoloso per voi uscire in questo momento. Risponda, Capitano Steele, sono Sam. Passo. Capitano Steele, risponda. Capitano Steele, riesci a sentirmi? Pompiere Sam, sono insieme a Penny e i bambini. Sono tutti al sicuro e io e Penny torneremo in città con Bessie. Mi dispiace, Sam, non puoi. Garrett ha visto un traliccio cadere sulla linea ferroviaria. Non c'è modo di arrivare dai binari. Ripeto, non c'è modo di arrivare dai binari. Ok, signore, ho capito. Chiudo. E ora che facciamo? Non ne ho idea. Dobbiamo trovare un modo per tornare a valle. Io so come potete tornare giù. Cosa sono, Moose? Le chiavi del nostro rospo calamita. Intende dire del nostro ornitorinco. Il cosa? Il veicolo anfibio. Attento, è un po' difficile da manovrare, Sam. Ma tu sei capace. Buona fortuna! Cridlington! Incendio al garage estinto, signore! Il pompiere Sam e Penny stanno arrivando! Speriamo che non succeda nient'altro prima che ci raggiungano. Ah? Per tutte le manichette aggrovigliate! Cridlington! Devi tornare subito alla caserma! C'è un incendio proprio qui fuori e si sta avvicinando alle bombole del gas! Se il fuoco le raggiunge, esploderanno! Arriveremo lì il prima possibile, signore! Thank you.
che cosa facciamo adesso? Non riusciremo mai a passare lì sotto con Jupiter! Ma con Venus ce la facciamo! Però è omologata per 2 passeggeri, l'autobotte ha 4 ruote motrici. Sta parlando di Venus, vero? Sì, certo, Elvis! Ok, voi due andate avanti con Venus. Io mi assicurerò che Joe arrivi alla caserma sano e salvo. No, Elvis! Hanno bisogno di te per spegnere l'incendio. Io mi occuperò di Joe. Ok, Ellie, Arnold, andiamo! E continua a camminare. Andiamo giù. D'accordo, Ellie. Vado a prendere un altro estintore. Voi due siete una grande squadra. L'incendio è troppo esteso per la capacità di Venus. E si sta avvicinando in fretta alle bombole di gas. Che cosa possiamo fare? Quelle bombole contengono gas di petrolio liquefatto. Se esplodono, faranno saltare in aria l'intera caserma. È vero. Meglio far evacuare tutti. Spero che Sammy il pompiere arrivi qui al più presto. È quasi arrivato alle bombole di gas. E sta peggiorando ancora. Allontanatevi, svelti! Papà! Anna. Sono contenta che tu sia salvo. Io sì, ma il garage non sta altrettanto bene. Che posso fare per aiutare? Dobbiamo portare tutti a distanza di sicurezza. Venite da questa parte, seguitemi! Non riesco a spegnere il fuoco! Che cosa facciamo adesso? Forse dovremmo abbandonare definitivamente la missione! Guarda, Elvis, è Sammy il pompiere! E Penny! Dobbiamo raffreddare quelle bombole di gas ed estinguere subito l'incendio! Avremo bisogno di parecchia acqua e in fretta! Ma da dove potremmo mai prenderla senza Jupiter? Magari la nuova caserma può salvare la situazione! Scommetto che quegli idranti di addestramento sono collegati alla rete idrica centrale! Tu continua a bagnare le bombole, Elvis! Io cerco di fare il prima possibile! Vado ad aprire l'acqua. Ascolta, Penny, tu continua a raffreddare le bombole. Io ed Elvis spegneremo l'incendio. Ricevuto, Sam. E Ponti Pandi è sopravvissuta all'uragano? Già, grazie alla nuova caserma. È la migliore caserma dei pompieri di tutto il mondo. Ah, aria fresca. E niente rondini stavolta.
Non ti preoccupare, Dilys. Finirò in un baleno. Oh, è davvero meraviglioso. Trevor! Oh, che bel pullman nuovo. Ehi, Dilys, vuoi fare un giro? Oh, sì. Perché non andiamo vicino alle scogliere? Guardate un po' qui. È ancora più bello di com'era prima. E ora, con la mia nuovissima invenzione, la porta Matic 2000... Oh, santo cielo, santo cielo! Ehi, Moose, hai verniciato il tuo ornitorinco calamita? Sì, e ve lo voglio regalare, Sam. È molto generoso da parte tua. Ne sei sicuro, Moose? Ma certo, preferisco fare le escursioni per i boschi. Allora, grazie, Moose. Avrete bisogno di un nuovo nome. Che cosa ne pensate di Hydrus? È una costellazione e significa serpente d'acqua. È geniale, lo adoro. Che idea assolutamente fantastica. Non ho capito una sola parola di quello che ha detto Sam. Non ti preoccupare, Elvis, te lo spiegherò più tardi. Beh, allora è deciso. E Hydrus sia. Bene, torniamo tutti al lavoro ora. Lo sai, mi piace la nostra nuova caserma anche di più di quella vecchia. Anche a me, Elvis. Anche a me. Cridlington! Che ne dici di una bella tazza di tè? Arrivo, signore! Un attimo, sai, basterà. In mezzo al mare o sulle montagne Sam arriverà. Non c'è da scherzare se devi salvare chi in fretta ha bisogno di te. Quando rapido il pericolo sta scendendo su di noi, puoi chiamare il pompiere Sam e i suoi compagni eroi. Ce la farà, ce la farà, il pompiere Sam, lo sai, ti salverà.